A me i soldi non fanno certo schifo. Però non capisco perché lo fai tu. Perché così dopo non potrò più tornare indietro. Oh cazzo, usiamoci tu questo tempo di merda. Con tutti i soldi che ho speso per la strumentazione. Hai un sacco di merda. Ma sono piuttosto vecchio. Riesci a farle funzionare? Sono la migliore art tech dell'agglomerato. Posso far funzionare qualsiasi cosa che abbia dentro un circuito elettronico, anche se non so cosa serve. Basta andare oltre il libretto delle istruzioni. Anzi, se non ci sono è pure meglio. Vuoi? Che cos'è? Blue Cock. Vieni. Ah. Allora l'angelo torna a volare. Aspetta, tu però mi devi permettere che fai il controllo a terra, eh? Adesso quei bastardi usano Black Dive della terza generazione. Molto veloci. E noi dobbiamo trovare un virus molto sottile. Molto sottile, un qualcosa che sfugge completamente al loro codice. Qualcosa che non possono identificare. Ma dov'è che lo troviamo? Dal tuo amico Avinash, per esempio. Cazzo, è vero, Avinash. Dobbiamo andare a Bombay City. Sempre se riesco a stare sveglia. Beh, che c'è? Niente. Sai, la donna che stava con me è andata laggiù un anno fa. E non è più tornata. Adesso va meglio. Guarda, tu non ti puoi immaginare quando vorrei essere al posto tuo. Anzi, comunque sto qua vicino a te, eh? Vicino a te. Ce l'andiamo tutti e due a braccetto, Jimmy. Forse qualcosa o qualcuno mi aveva davvero condotto per mano in questa storia. Forse qualcuno aveva deciso fin dall'inizio che dovevo andare a Bombay City. Bisognava chiudere un circolo, trovare un finale. Come in un giro musicale. Lisa mi stava aspettando. Cazzo, trafico in questa maniera. L'effetto ricaduto di quella roba, non ci piace. Ah, fuma di meno. Devo dormire. Non qua, Bombay City. Oh, sono... no, no. Dai, è la roba che siamo arrivati. Chi sono quelli? Ah. Ah. Cacciatori di organi. Ma ragazza, sono! Ah. Andiamo, solamente sono! Non parlare! Ok, ma ci vengono appresso, perché penso che questa sta male, capito? No, bella. Ma sveglia, no. Ma sveglia, ma forza. Ma sei sempre vissuta qui? Non lo so. Come non lo sai? Dove sei nata? Non me lo ricordo. Non è possibile che non ti ricordi dove sei nata. Mi ricordo solo fino all'anno scorso. È così, Jimmy, per colpa di quelle macchine per il collegamento cerebrale, capito? Oh, è ancora qua, state! Andate a rompere il coglione da un'altra parte! Là, se sbagli la procedura di danza, sei fregato. Dati, così è stato. Il cervello suo e quello del computer hanno fatto tutti.